Il post alluvione ma anche le piccole opere diciamo, di prossimità al centro del suo impegno in queste settimane? Sì esatto, il nostro impegno è anzitutto eh, legato soprattutto alle piccole opere di prossimità e al post alluvione perché in contrasto al megaprogetto PNRR legato ad Oste è presentato dall'attuale Giunta noi puntiamo in realtà a tutto ciò che serve realmente ai cittadini, perciò al rifacimento delle strade, alle buche, al rifacimento dei giardini a Oste con nuovi giochi inclusivi eh, e soprattutto anche a una cura di un territorio che ad oggi è ancora molto ferito, sia il torrente bagnolo sia eh, lo stregale dove oggettivamente stanno facendo dei lavori, però anche tutta la parte dell'Agna hanno necessità di continui eh, adeguamenti e per questo la nostra idea sarebbe di fare una pressione continua alla regione e cercare le risorse che ad oggi mancano. Prosegue la campagna elettorale in vista delle amministrative e quali saranno i prossimi appuntamenti che vi vedranno impegnati sul territorio? I prossimi appuntamenti saranno il 7 di maggio la presentazione della lista di Fratelli d'Italia eh, a montemurlo una lista di eh, un, mix, un bel mix di giovani e eh, persone esperte del territorio. Eh, il 9 maggio ci sarà la presentazione del programma e poi a seguire ci sarà anche la presentazione della, eh, delle altre liste, diciamo, che saranno saranno in supporto alla mia candidatura e andremo un attimino a continuare questo bel percorso che abbiamo iniziato insieme.